Benvenuti a questo secondo video dedicato a Chandra Namaskara, il saluto alla Luna. Se non avete visto il primo, vi invito ad andare a vederlo perché gli faccio la premessa riguardo a cos'è Surya, Chandra Namaskara rispetto appunto a Surya Namaskara, che invece è il saluto al Sole. Nel primo video ho mostrato una delle sequenze di Chandra Namaskara, in questo secondo video vi mostrerò la seconda sequenza, che invece è una sequenza che si fa in piedi. E si fa rimanendo sul lato lungo del tappetino. Partiamo da un lato, tenendo i piedi uniti, braccia lungo i fianchi. Da qui guido le mani unite davanti al cuore, inspiro, mi allungo verso l'alto, guardo verso le mie mani, espiro, mi piego verso destra. E mi lascio cadere qui, andando a espandere il fianco sinistro, magari guardo verso l'alto. Da qui risalgo, apro il mio piede sinistro. E vado nella posizione della dea, quindi aprendo le punte dei piedi rivolte verso l'esterno, scendo con il bacino mentre mi allungo con le mie braccia verso l'alto. Trikonasana, stendo le gambe, apro la punta del piede destro verso destra e scendo con la mia mano destra lungo la gamba a qualunque livello. Qui, posizione della piramide, vado leggermente a chiudere il piede sinistro in avanti, mi allungo sulla mia gamba destra stesa. Posizione della mezzaluna, scendo in affondo appoggiando il ginocchio sinistro e quello del piede sinistro, spingo via la terra con le gambe, inspiro, mi allungo verso il cielo e cerco l'apertura del petto. Qui poi ritorno con le mie mani a terra, andiamo in skandasana, quindi ruoto sul mio tallone sinistro, rivolgendo la punta del piede verso l'alto e qui posso aprire anche le mie braccia, rivolgendo lo sguardo verso la mia mano sinistra. Cerco di tenere il bacino il più possibile basso, andando questa volta verso sinistra e ancora ripeto qui in Skandasana. Torno con le mani rivolte verso il fronte del mio tappetino, ruoto per scendere in affondo verso quest'altra direzione. Mezzaluna qui, salendo con le braccia al cielo, cerco l'apertura del petto. Espiro, ritorno, mani a terra. Punto il piede destro, stendendo entrambe le gambe, posizione della piramide. Apro la punta del piede destro, la mano sinistra a qualunque livello sulla gamba o a terra per Trikonasana da quest'altro lato, triangolo. Mi sollevo, rientro nella posizione della dea, piegando le gambe, allungando, stendendo le braccia. Unisco i piedi questa volta sul lato sinistro del tappetino, allungandomi verso l'alto e verso sinistra per aprire il fianco destro. Ritorno al centro e braccia lungo i fianchi. Per ripetere, unisco i palmi, inspiro, mi allungo e mi inclino verso sinistra. Mi riapro nella posizione della dea, lato lungo del tappetino, stendo le braccia verso l'alto. Trikonasana verso sinistra, piramide, mi allungo sulla mia gamba sinistra, entro in affondo, posizione della mezzaluna, ritorno mani a terra, entro in Skandasana, magari apro le mie braccia, vado verso la mia destra, ripeto qui nella mia apertura. Mezzaluna da quest'altro lato, rivolto verso destra. Piramide, torno con le mani a terra, stendo entrambe le gambe, mi allungo. Trikonasana. Ancora risalgo per la posizione della dea. Riunisco i piedi, questa volta verso destra, mi inclino verso destra. Verso l'alto. E ritorno con le braccia lungo i fianchi. Come tutti i saluti, come Surya Namaskara e le altre sequenze, si possono ripetere tutte le volte che vogliamo. L'invito anche qui, come nell'altro video, avendovi mostrato l'altra sequenza, è di sperimentare questa successione di posizioni e di sperimentarle specialmente la sera. Tutti i Chandra Namaskara, ovvero le sequenze dedicate alla Luna, andrebbero fatte la sera perché il loro scopo sarebbe proprio quello di ricalmare e far scendere l'energia che invece il Sole tira fuori.
per andare più nella parte femminile, più fredda di ascolto, di percezione e che quindi ci aiuta anche a prepararci per un sonno rigenerante. Quindi l'invito è di sperimentare questa sequenza, di sperimentare anche l'altra e provando a vedere quale effetto vi crea una piuttosto che l'altra e vedere quale effettivamente e se una di queste sequenze a tutti gli effetti ha dei benefici e a che livello. Ovviamente l'ideale sarebbe provare più volte, non fermarsi subito, e per poter iniziare a notare a tutti gli effetti dei riscontri che vengono dall'esecuzione di questa sequenza. Se avete qualunque altro dubbio o domanda, potete scrivermi qui nei commenti e buonissima pratica. Namaste!